Santa, un popolo immenso era davanti a San Pietro e grande era il tripudio della gente a San Pietro. Solennemente il Papa entrava, saliva all'altare e tutto il mondo era là attraverso i teleschermi, la televisione. Noi siamo qui, siamo non morti, non c'è fasto, c'è soltanto un poverissimo ostensorio che speriamo di cambiare perché è troppo piccolo. E l'ostia bianca. L'ostia bianca è sempre la stessa, quella di San Pietro e quella di qua. È la stessa ostia, il fasto è diverso, la luce è diversa, la moltitudine è diversa, ma tu sei sempre lo stesso. Signore, tu mi dici una parola, tu credi che miriadi di montoni e di agnelli sacrificati, io guardo con più compiacenza? Tu pensi che le moltitudini delle gente accrescono il mio amore, la mia soddisfazione? O Israele, impara da me quelle che ti dico. Non è nella moltitudine che io mi diletto, ma nel cuore umile e contrito. Nel cuore umile e contrito io mi diletto. La stessa gioia che io provo quando le moltitudini mi acclamano, la provo quando sono poche persone che mi offrono il sacrificio di lode con cuore puro. Non guardo la moltitudine, non guardo il fasto, non guardo miriadi di montoni e di agnelli sacrificati. Non guardi il fasto della terra che inebri nei vostri occhi, io penetro nei cuori e mi diletto del cuore. E il diletto che trovo in poche persone, lo trovo in moltitudini di persone. Io voglio la sincerità del cuore, mi basta un cuore solo che mi adori nella sincerità, che mi adori nella verità e nell'amore. Signore, noi siamo qui e vogliamo adorarti nella semplicità del cuore, nell'umiltà dello spirito, ma nell'ardente amore del nostro cuore. Gesù, gradisci questa offerta, l'offerta della nostra fede, così spoglia di apparati l'offerta del nostro amore. Non è molto quello che ti offriamo, è ben poca cosa, ma gradisci, oh Signore, la sincerità dell'offerta e guarda l'umiltà delle tue serve, della tua serva. Lode e gloria a te, Signore. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore. È una delle espressioni più belle del Vecchio Testamento, che prelude al Nuovo Testamento. Noi siamo un popolo umile e povero, rimasto qui, fedele al Signore. Questo popolo che confida non in se stesso, ma nel nome del Signore, cioè nella persona del Signore. Signore, noi siamo poveri ed umili, poveri spiritualmente, non abbiamo grandi virtù, non abbiamo che la povertà del nostro peccato, delle nostre miserie quotidiane, ma questo non ci possiamo offrire.
come Girolamo nella grotta di Betlehem, che si batteva il petto e chiedeva al Signore: Signore, che cosa vuoi ancora da me? Ho lasciato tutto, ho lasciato Roma, le mie amicizie, la mia cattedra, i miei studi, ho soltanto qui i miei libri per interpretare le scritture, non ho niente, nessuno. E tu dicevi: Girolamo, non mi hai dato tutto, non mi hai dato quello che è tuo, mi hai dato le altre cose che non sono tue, ma io voglio quello che è veramente tuo. E Girolamo non sapeva cosa dare. E Gesù disse: dammi il tuo peccato, quello è veramente tuo, dammi il tuo peccato. Le altre cose non sono tue, tu le usi, tu le hai avute in dono, ma quelle che tu produci di tuo è il tuo peccato, dammi il tuo peccato. O popolo umile, povero, o fratelli e sorelle, tutti siamo poveri, non abbiamo niente, ma tutti abbiamo il nostro peccato. Piccolo o grande che sia, tutti abbiamo il nostro peccato, prodotto da noi, unicamente da noi, non ci è stato donato dagli altri. Non ci è stata data da Dio né dagli altri, ma noi lo abbiamo prodotto dentro di noi. Ed è questo peccato che Gesù vuole questa mattina, perché è su questo peccato che egli esercita il suo potere. È questo peccato che lui vuole redimere, vuole distruggere per manifestare la sua gloria e la sua potenza. E tutti abbiamo un peccato da offrire, fratello, sorella. Non dire che non è niente, hai il tuo peccato. Puoi essere anche povero di quattrini, puoi avere poco cosa in casa, puoi avere anche un marito cattivo, una moglie cattiva, puoi avere un figlio disobbediente, puoi avere poca masserizia, puoi avere debiti soltanto, ma il tuo peccato non te lo toglie nessuno. Offrilo a Gesù, è Lui che lo vuole per distruggertelo, perché è il tuo peccato che ti opprime ed è dire di Dio: offrimi il tuo peccato, perché io ti offro in cambio il mio amore, la mia misericordia, la mia luce, la mia pace, il mio amore, la mia vita. Dammi la tua morte e io ti darò la mia vita che non tramonta mai. Dammi le tue tenebre, io ti darò la luce. Dammi il tuo astio, il tuo rancore, io ti darò l'amore. Dammi te stessa, io darò me stessa a te, io sono il tuo Dio. Kimishon kota mashantu arcana karakenti mitush olon manin araik tiao. Vi ho fatto entrare nel mistero, nel mio amore e nel mistero dell'iniquità. Ascolta la mia voce e vivrai. Yari narayanu akimotentu anukarom tiyadu yamaranina yauradu. Cantiamo come meglio possiamo.
Agararayona kimin taranoma kulanto. Takamara tusri konti ptyanina nankito tishin. Fammi sentire la tua voce, sorella sposa. Fammi sentire la tua voce, povera, meschina di Salorna. Io mi diletto della tua voce e del tuo canto. Io ho lasciato il canto degli angeli per ascoltare il canto degli uomini. Com'è bello il canto degli angeli in cielo, ma è mia diletta di stare con i figli degli uomini e ascoltare il loro canto. Com'è bello il vostro canto, così povero, così disadorno, ma che porta l'eco del canto del cielo. Io trovo il mio cielo in mezzo a voi, cantate, cantate come meglio potete. Voi siete un povero ed umile popolo, voi avete labbra povere, cuore povero, poche note, ma io mi diletto del poco. Io amo la povertà vostra, per questo mi sono fatto povero. Cantate nella vostra povertà. Sillabbate nella vostra libertà di figli di Dio e datemi il vostro cuore in questo momento, il vostro cuore che canta. Ecco, Vittoria, tu cos'hai da dire al Signore? Sei una povera creatura. Tu, Anna, sei una poverissima creatura. E voi tutte, chi più chi meno, siamo poveri, poveracci, ma il Signore qui in mezzo a noi è il nostro Salvatore, si compiace degli umili, dei poveri, dei nullatenenti, di coloro che non possono dare molto, che non possono sfoggiare grandi cose, si compiace di noi, come si compiacque dei pastori, si compiacque dei magi, quando si prostrarono davanti a Lui, perché tutto si prostra davanti a Lui. Diamo al Signore quello che abbiamo, quello che abbiamo. Il Signore si contenta di quello che abbiamo, perché il Signore è venuto per noi e sentiamoci a nostro agio e preghiamo con fiducia, preghiamo con fiducia. Ecco, si sentono poche testimonianze in mezzo a noi di guarigione. Ieri sera a Margeparaci c'è stata una bella testimonianza di una guarigione. Si tratta dell'allungamento di una gamba. È una cosa un po' fuori dell'ordinario, l'allungamento di una gamba di una ragazza. Ancora deve fare delle cure perché è tutta rattrappita. I medici avevano preparato un'operazione difficilissima, ma il Signore è intervenuto e c'è stato un riflesso spirituale nella madre che sbraitava, nel padre che ormai crede, per cui c'è stato un riflusso spirituale, ma il Signore ha prolungato una gamba. Ed è una cosa fuori dell'ordinario, però altre guarigioni il Signore fa, ma qui non vediamo quasi più nessuna testimonianza. Eppure il Signore fa grazie spirituali di cui noi non apprezziamo il valore. Vale più un atto di dolore per un peccato commesso che il prolungamento di una gamba. Vale più una così una rescissione da una situazione peccaminosa che il prolungamento di una gamba. Vale più una pacificazione tra due famiglie che si odiavano che il prolungamento di una gamba. Comunque noi dobbiamo essere sensibili
a quello che fa il Signore, perché la mano del Signore non si è accorciata. Qui una supplica di una sorellina è graziosa perché è tutta spontanea. Caro Gesù, guarisci a Maurizio Maria Lipari. Guariscilo, 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 grazie Gesù. Ecco, è una bella preghiera perché sgorga dal cuore. Non ci sono tanti fronzoli, niente. Si vede il cuore di questa creatura che si rivolge con confidenza a Gesù, caro Gesù, caro Gesù, guarisci a Maurizio, guarisci a Maurizio, poi guariscilo, guariscilo, guariscilo. Grazie Gesù. Una bella invocazione, semplice, ma vera. Il Signore ama le cose vere. E quante di queste suppliche, così vere, così toccanti, ci sono in questi cestini e Gesù li gradisce, perché non vuole fronzoli il Signore, vuole la verità, l'essenziale. O Signore Gesù, io ti offro le suppliche di questi nostri fratelli e sorelle e ti offro anche tutto quello che è scritto in questi elenchi, ma in questo momento, Signore, gradisci l'offerta della nostra poca fede, del nostro poco amore. Gradisci il nostro debole canto, guarisci le nostre povere preghiere e quelle che noi abbiamo. I pastori non ti offrirono grandi forme di formaggio o grandi cose, ma quel poco che avevano, anche noi ti offriamo. Per quel poco che abbiamo, e tu certamente gradisci il dono, perché il vero dono è quello del cuore. Sei preoccupato per il tuo pancreas, il Signore ti tocca e tu migliorerai la tua tenuta notevolmente. E per una persona, non so, che soffre un po' al pancreas. In questo momento ti presentiamo tutte le angustie nostre, quelle personali e quelle familiari. Ti chiediamo che questi ultimi 2 giorni dell'anno siano i giorni in cui la tua grazia scende sulle nostre famiglie, soprattutto grazie di pacificazione, perché tante famiglie ancora non sono riconciliate. Grazie di ritorno a te. Fa che i mariti ritornino in casa. Fa che le mogli ritornino ai loro mariti. Fa che i figli ritornino ai loro genitori. Signore Gesù, sono le grazie che noi ti chiediamo in questo momento. Chiediamo, Signore, un refrigerio per tutti gli ammalati, che sono nelle nostre case, nei nostri ospedali. Signore, ti chiediamo queste 48 ore di refrigerio, di pace, di serenità, prima di entrare nel grande anno del 2000. Padre Santo, Padre Buono, Padre Misericordioso, per il tuo Figlio Gesù che è qui presente, ti supplichiamo, elargisci queste grazie. E tu Gesù strappo dal male del Padre, in questo anno del Padre che sta per finire, tutte quelle grazie che ancora lui non ha concesso e che avrebbe voluto concedere, Signore Gesù. La tua benedizione scende su tutto l'anno nostro, quanto abbiamo sofferto in quest'anno, quanto abbiamo patito in quest'anno, Signore Gesù. Perdona tutti i nostri peccati, tutti i nostri errori e dà a tutti la consolazione di vederci visitati da te, benedetti da te e guariti da te. Gesù, benedici questo popolo,
benedice le nostre famiglie, dai refrigerio a tutti gli ammalati, vicini e lontani. O Gesù, un raggio della tua luce, illumini le menti di coloro che sono ancora nelle tenebre, un raggio del tuo cuore, muova i cuori nostri, i cuori induriti e porta in tutti la pace. Questa mattina ti vogliamo chiedere la pace per noi, per tutte le nostre famiglie, per il nostro gruppo, per le nostre parrocchie e per tutto il mondo.